definirlo uno spot antimafia mi fa molto piacere. E riguardo questo abbiamo organizzato una serie di proiezioni nelle scuole, nelle università, in tutti quei luoghi, e ne vorremmo organizzare anche ulteriori, dove si possa parlare dell'argomento, dove si possa creare un dibattito. Volevamo servire della storia di Saro Scordia, non tanto per raccontare la mafia, ma per raccontare un certo tipo di italiano, un certo tipo di persona, un certo tipo di, come dire, di scelte che la vita ci offre, che la vita offre dando varie opzioni a personaggi diversi, e poi seguire passo passo le conseguenze di quelle scelte. Quello che volevamo fare, insomma, era appunto raccontare un uomo qualunque, che in fondo è capitata lì perché è nato in un certo posto, da una certa famiglia, ha avuto delle esperienze che gli hanno fatto balenare la prospettiva di diventare quella cosa, ma che se fosse nato da un'altra parte magari avrebbe fatto tutt'altra vita. Saro, e questo è forse l'aspetto più tragicomico anche della vicenda, non crede di essere un cattivo, cioè lui non si rende conto di essere dalla parte dell'errore, dalla parte del disvalore, cioè lui crede di essere nel migliore dei mondi possibili, che quello è il modello di riferimento, lui aderisce totalmente, e c'è crisi proprio perché a un certo punto si trova in una condizione di disincanto. Tutto ciò che l'aveva sedotto mostra la sua vaghezza, la sua vacuità, e comincia invece un percorso di trasformazione. Ada è legata a Saro da un grande amore, un amore che li fa scappare negli alberghi, quindi una forte passione. Dopo, a un certo momento, quando Saro si decide a fare una proposta seria di matrimonio e a chiederle di sposarlo, lei non se la sente, lei è una persona normale, no? Come diceva Andrea poco fa, una persona normale che vuole vivere una vita normale, di conseguenza non può adeguarsi e sposare un delinquente,